Dal Consiglio regionale un premio per il progetto Polis, che rappresenta un investimento di Libera sulle giovani generazioni, una missione dedicata a diffondere la cultura della legalità partendo dalla storia dell'antimafia. Mazzeo, obbligatorio rendere la cittadinanza responsabile. Il presidente Antonio Mazzeo ha voluto incontrare il ragazzo aggredito a Campiglia Marittima da due giovani poco più grandi. È fondamentale combattere l'ignoranza con la divulgazione della conoscenza. La cultura della legalità parte dai banchi di scuola. È tra i giovani che il seme di un'alternativa a una strada del malaffare germoglia, una convinzione che l'Associazione Libera porta avanti da sempre. E adesso, per la sezione toscana, è arrivato il riconoscimento del Consiglio regionale. Un premio di 70.000 euro per il progetto Polis. Il presidente dell'Assemblea, Antonio Mazzeo, lo ha definito in questi termini: diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani, aumentare il senso di rispetto per la cosa pubblica, rafforzare la prevenzione di attività criminose, favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio. Noi abbiamo voluto, non appena sono stato insediato e avevamo delle risorse derivanti dai risparmi della politica, in quel caso i mancati rimborsi nel periodo del lockdown, decidere di utilizzare quelle risorse per eventi sociali o per iniziative simili. Alla fine abbiamo scelto di mettere in campo un'iniziativa che è quella del sostegno a progettualità legate alla legalità. Perché lo abbiamo fatto? Per tre ordini di motivi. Il primo, per mandare un messaggio forte all'esterno. La Toscana non è terra di mafia, ma è un luogo in cui gli interessi di attività mafiose e criminali sono forti. E allora il messaggio che noi mandiamo a tutti, specialmente ai ragazzi più giovani, ma lo mandiamo alle altre istituzioni, alle imprese, è che ognuno di noi deve essere sentinella della legalità. E questo è un messaggio forte, è un messaggio di formazione e di informazione, perché la progettualità che Libera, che poi si è aggiudicato il bando e ci ha presentato, è esattamente questa: andare nelle scuole, parlare con le ragazze, con i ragazzi, trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine, da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. Credo che sia qualcosa di bello, che abbiamo voluto insieme a tutto l'ufficio di presidenza, senza distinzioni di colore politico, perché la lotta alla criminalità organizzata deve essere di tutti, non deve avere una connotazione politica, e ognuno di noi che è impegnato nelle istituzioni deve costruire le condizioni perché, se è accaduto qualcosa sui nostri territori, non accada mai più. Regista dell'operazione sarà Libera, guidata da Don Andrea Bigalli. Il referente per la nostra regione ha fatto il quadro della situazione, non rosea sicuramente, perché, come dimostrano i sequestri da nord a sud del territorio, la mafia, in qualsiasi sua declinazione, è una realtà più che presente. C'è una strategia di contrasto alle mafie immediata, diretta, è l'azione della magistratura, delle forze dell'ordine, degli organi di informazione, le inchieste, i riferimenti, i collegamenti, il disegno complessivo, e sapete benissimo che in Toscana purtroppo assistiamo, non mi viene nemmeno da definirla una recrudescenza dell'infiltrazione mafiosa, perché ormai è un fenomeno in costante evoluzione, in costante aumento. C'è poi però una strategia a lungo termine che gioca sulla dimensione educativa, sulla valenza di tutta una serie di iniziative con cui le associazioni incontrano le studentesse e gli studenti, la formazione delle insegnanti e degli insegnanti. Insomma, una dinamica formativa che, fra l'altro, si ricorda bene che, come ricordava ieri il Presidente Nazionale di Libera Don Ciotti intervenendo alla città metropolitana, bisogna parlare veramente di una città educativa, di una serie di comunità e di collettività che riprendono in mano l'educazione dei più giovani. E questa prospettiva dell'educazione culturale, del rifiuto della cultura mafiosa, della cultura del privilegio, della cultura anche della corruzione politica, di un senso di legalità sempre più vacuo, ecco, queste sono tutte realtà fondamentali per costruire appunto futuro. Non di certo un modello arcaico, come ha ribadito Bigalli, ma capace di stare al passo con i tempi
e con le nuove tecnologie. Anche se, come ha detto il referente, le forze dell'ordine ci sono e portano a casa risultati. Per certi aspetti bisogna tener conto di un'intelligenza, ahimè, totalmente negativa, in prospettiva culturale, di cui spesso siamo noi stessi meravigliati. Riescono a prevedere, riescono a capire, riescono anche a infiltrarsi in movimenti culturali, sociali, politici appena iniziati, appena abbozzati. Però vi devo dire che se è vero che su alcune realtà, penso che lei alluda anche alla questione del Bitcoin, tutti i movimenti economico-finanziari che si svolgono in rete, anche noi ci stiamo attrezzando, si sta attrezzando la magistratura, si muovono bene le forze dell'ordine, perché se da un lato siamo sconcertati perché si fanno arresti, si fanno sequestri e confische, si nota appunto questo movimento terribile di narcotraffico sulla nostra regione, è anche vero che se gli arresti ci sono vuol dire che la magistratura sa muoversi, e questo va sottolineato. Ovvio che con la pioggia di soldi dovuta al PNRR servirà ancora maggiore attenzione, perché, come ha ammesso Bigalli, qualcosa si muove. Lo diciamo da tempo, è un rischio grande, arriverà moltissimo denaro, fra l'altro ci sono già delle piccole notizie su movimenti già definiti da parte delle mafie. Allora, la questione di fondo è che sento dire a volte che la normativa antimafia appesantisce i tempi, definisce anche a volte dei percorsi tortuosi. Allora io dico molto semplicemente: investiamo parte di questi fondi anche in strutture di controllo, che poi fra l'altro ci ritroveremo dopo. Il potenziamento degli uffici regionali sul lavoro, per esempio, è una dimensione quanto mai urgente. Alla presentazione sono intervenuti anche i due vicepresidenti del Consiglio regionale, Marco Casucci e Stefano Scaramelli. Entrambi hanno ribadito l'impegno dell'Assemblea Toscana e la centralità di questo progetto nella lotta alle mafie. Siamo sempre stati sensibili al tema della lotta contro la criminalità. Questo Consiglio regionale si sta caratterizzando anche in questa direzione. E quando abbiamo avuto la possibilità, con i fondi derivanti dai rimborsi restituiti per il lockdown, abbiamo deciso come ufficio di presidenza di fare questo bando con quelle risorse. E l'educazione alla legalità è quanto mai importante, specialmente in questa regione, perché i dati ci preoccupano molto. I dati della Fondazione Caponnetto parlano di un 95% di imprenditori toscani a rischio di contatto con la criminalità, e quindi si deve partire dalle scuole per cominciare una battaglia culturale, perché non dobbiamo nessuno sentirci al riparo da questi rischi di infiltrazioni, perché questo è quello che ci viene detto dalle fondazioni che fanno studi appositi, e abbiamo anche un alto numero di beni confiscati alla mafia, più di 600 in Toscana. Sono cifre che fanno pensare che devono invitare a fare dell'azione conseguente, e noi la stiamo facendo. La legalità deve essere una sfida collettiva, i protagonisti di questa sfida chiediamo che siano i giovani, è una dimensione culturale nuova, quindi ai giovani viene chiesto uno sforzo ulteriore di mettersi in discussione, soprattutto dopo la pandemia, per trovare anche un livello di motivazione nuovo, e può essere una sfida che mette insieme le persone, è un livello di aggregazione e soprattutto un grande collettivo culturale in una terra come la Toscana, che deve fare della legalità uno dei propri principi cardine, uno stile di vita, e credo che i ragazzi siano i migliori interpreti in grado di poter affrontare questa sfida. I contenuti dell'iniziativa sono stati poi esplicitati da Giulia Bartolini, co-referente di Libera e responsabile del settore formazione. Questo è un progetto che vuole portare all'interno delle scuole, soprattutto degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, educazione alla legalità e più in generale alla giustizia sociale e anche alla cittadinanza attiva, perché non ci dimentichiamo che la lotta alle mafie
parte dalla consapevolezza dei nostri diritti ma anche dei nostri doveri. E, il progetto prevede quattro azioni principali, possiamo dire. La prima è quella della formazione all'interno delle scuole, quindi di percorsi laboratoriali all'interno delle scuole, che poi porterà alcuni degli studenti che hanno partecipato a fare dei campi di libera nel territorio toscano. Abbiamo previsto 4-5 settimane di campi tra Firenze, Siena e la provincia di Pistoia. E poi abbiamo previsto un percorso di formazione per gli studenti del Parlamento della Regione Toscana, questo perché sono una rappresentanza importante, sono organo diretto della Regione Toscana, e quindi secondo noi era importante investire su questo organo e parlare con loro e capire come loro possono diventare sentinelle di legalità all'interno dei loro territori e all'interno appunto delle scuole di cui sono rappresentanti. Un progetto che si basa sulla storia di chi ha fatto l'antimafia in Italia e su cosa è successo in quelle stagioni drammatiche. Prima di tutto dobbiamo partire da quella che è stata la storia dell'antimafia in Italia e quindi renderli consapevoli anche del fatto che è vero che le mafie hanno le loro radici al sud e sono nate in determinate regioni, ma ormai la mafia è in tutto il mondo e loro devono prendere atto di questo. Dobbiamo renderli consapevoli, ovviamente non indottrinandoli, ma facendo dei percorsi in cui loro possano davvero capire e comprendere, anche con critica, con una critica personale, quindi con spirito critico, verso quello che stanno facendo adesso le mafie. Dobbiamo soprattutto renderli consapevoli che la mafia in Toscana c'è, è presente, anche se non si vede, fa i suoi affari e fa i suoi traffici. Insomma, quest'anno noi gli facciamo aprire il browser e gli facciamo cercare mafia in Toscana, e di solito quello che trovano li rende veramente li stupisce tantissimo, perché non sanno, e quindi l'importante è sensibilizzarli. Poi saranno loro successivamente a scegliere da che parte stare, perché poi lo diciamo sempre, è tutta una questione di scelte, dobbiamo sempre scegliere da che parte stare e scegliere quale direzione prendere, e noi speriamo sia quella dell'antimafia, ovviamente. La sua storia è un concentrato di ignoranza, intesa come il fatto di ignorare quello che l'antisemitismo sistematico ha rappresentato e continua a rappresentare. Quello che ha permesso a due ragazzine di aggredire verbalmente e fisicamente un giovane poco più piccolo a Campiglia Marittima, soltanto per il fatto di essere ebreo. Un semplice saluto, una visita nello splendido palazzo del Pegaso e l'impegno a ospitarlo di nuovo insieme a tutta la sua classe, ha detto Antonio Mazzeo. Un modo per far sentire al ragazzo e alla sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Ci eravamo presi l'impegno di invitarlo qui nella sede del Consiglio regionale e alla prima occasione lo abbiamo accolto. Mazzeo è poi voluto ritornare sull'episodio. Quello che è avvenuto è grave e vede due vittime, il ragazzino, che ha avuto il piacere di salutare, e le adolescenti, che lo hanno insultato per la sua fede religiosa, le quali evidentemente peccano di un'ignoranza culturale, che tutti insieme dobbiamo prevenire con impegno costante nella divulgazione e nel ricordo dei temi del rispetto e della conoscenza. Al bambino ho donato, a nome di tutta l'Assemblea Legislativa Toscana, alcuni volumi, tra cui una copia del libro di Alfredo De Girolamo, Chi salva una vita, in memoria dei giusti toscani, dedicata alle storie delle decine di cittadini che misero in salvo gli ebrei dal regime nazifascista e dalla deportazione.